La mostra su Georges de Latour a Palazzo Reale a Milano è la prima grande mostra italiana dedicata alla figura di questo pittore, un pittore considerato un genio isolato del Seicento, uno dei più grandi pittori della storia dell'arte dell'Europa come noi la conosciamo, appunto in epoca moderna, un pittore che ebbe una singolare vicenda critica, è stato completamente dimenticato dopo la sua morte e riscoperto solamente nel 1915 grazie ad un articolo di uno storico dell'arte tedesco, Hermann Foss, che per la prima volta collegò alcuni dei ritrovamenti delle citazioni documentarie provenienti dagli archivi lorenesi a un gruppo di opere, un piccolissimo gruppo di opere, fra le quali La negazione di Pietro del Museo di Nantes, che è presente nella mostra a Palazzo Reale, datato 1650, quindi una delle opere della fase estrema di Latour, e che costituisce quindi uno dei pochi punti di riferimento per la ricostruzione avvincente del catalogo di questo pittore. Un pittore appunto che alla sua epoca si confinò nella Lorena, nella regione di cui era originario. Sappiamo soltanto di un suo viaggio alla corte di Francia fra il 1639 e il 1641. Ottenne all'epoca il titolo di pittore del re, quindi un riconoscimento importante da parte della corte. Aveva probabilmente regalato al re Luigi XIII un dipinto, un San Sebastiano di notte, che fu il quadro che il re decise di mettere nella sua camera da letto dopo aver tolto tutti gli altri dipinti. Quindi un riconoscimento che fece sì che di questo dipinto si fecero sicuramente moltissime copie. Noi abbiamo scelto la versione migliore che viene dal Museo di Orléans ed è un quadro, anche questo appunto, che ci parla però di una fase matura, di una fase avanzata della sua produzione. Latour è una grandissima sfida per gli storici dell'arte, oltre ad essere un pittore di grandissimo fascino per lo sguardo contemporaneo, proprio perché sappiamo pochissimo di lui, non abbiamo un suo ritratto, non abbiamo suoi autoritratti, non abbiamo lettere, non abbiamo suoi racconti biografici, quindi davvero è difficilissimo ricostruire il suo percorso e la sua formazione. La mostra milanese affronta soprattutto le scene notturne, abbiamo detto il San Sebastiano di notte, una delle caratteristiche di Latour era proprio dipingere a lume artificiale, cioè dipingere figure isolate di santi o anche scene corali, ma tutte alla luce della candela o della lampada d'olio. Quindi questo è l'elemento chiave di tutto quanto il percorso della mostra, una mostra che sicuramente si articola anche sulla ricostruzione critica che è stata fatta dell'artista dal momento della sua riscoperta, quindi in questi 105 anni in cui abbiamo potuto studiarlo, e che quindi lo lega al caravaggismo, alla figura di Caravaggio, ma direi soprattutto all'intensità del mondo delle immagini di Caravaggio. Questo affrontare la pittura dal naturale, cioè la pittura dal modello vivente, con un tentativo di indagine, proprio di approfondimento, di scrutinio della realtà, che non ha assolutamente paura dei lati negativi, dei lati che a volte possono essere anche respingenti o ripugnanti del reale. Nella mostra c'è un dipinto straordinario, che è questo suonatore di ghironda cieco del Museo di Berg, un mendicante rappresentato a grandezza naturale, in tutti gli aspetti miserevoli della sua figura, della sua esistenza. Un personaggio che noi possiamo guardare grazie alla pittura, ma che non ci può vedere perché è cieco. Gli unici occhi di questo quadro, sono gli occhi di questo cane spaventato, che è il compagno di strada, delle avventure di strada, di questo vecchio. E la mostra si apre su un dipinto
dipinto che è un prestito eccezionale, la Maddalena che viene dalla National Gallery di Washington, e una Maddalena raffigurata al chiuso di una stanza, e con questo gesto che è un gesto quasi carezzevole, protettivo sul teschio, il teschio appoggiato sul libro chiuso, e sia il libro che il teschio si riflettono in uno specchio. Quindi in questo dipinto ci sono tutti gli elementi di una vanitas che non è solamente una vanitas legata alla meditazione religiosa e al mondo della fede, ma anche un'allegoria della transitorietà della vita umana. E un altro elemento di questa transitorietà sicuramente è la bellezza di Maddalena, che anche quella è destinata a sparire. E questi elementi, quello del teschio, lo specchio e la luce della candela, che erano anche gli elementi più difficili da raffigurare in pittura, quindi a volte sono una sorta di tour de force nel mondo della natura morta da parte degli artisti della prima metà del Seicento, ricompaiono in alcune tele di una qualità straordinaria che accompagnano Maddalena nella prima sala. Sono dipinti di Hontor, di Livens, di Paulus Bohr, perché abbiamo deciso di accompagnare il percorso della mostra con esempi e tratti dall'opera di alcuni grandi, grandissimi contemporanei di Latour, che non vogliamo presentare solamente in tutta la sua grandezza, che ovviamente travalica anche i confini del suo tempo, della sua epoca e del luogo dove visse, ma lo vogliamo presentare anche in relazione alle ricerche di altri pittori che come lui dipingevano dal naturale, dipingevano dal modello, avevano assimilato e reso molto personale la lezione caravaggesca. E dopo questo primo approfondimento sul tema, sul soggetto del santo isolato, della meditazione, anzi della santa convertita, la mostra riprende un andamento cronologico e possiamo presentare addirittura tre dipinti della serie degli Apostoli di Albi, una serie molto importante che è stata registrata e poi man mano riscoperta a partire dal 1795. Anche queste sono immagini commoventi di santi che vengono raffigurati in maniera molto ravvicinata e con un approfondimento dei loro volti scavati dalle rughe, dalle cicatrici. Sono immagini davvero della realtà. Latour viene riscoperto come pittore della realtà già nella mostra fondamentale del 1934, ma gli studi hanno contribuito a farci considerare anche in maniera più problematica questa realtà che viene descritta da Latour. È stato Roberto Longhi, per esempio, a parlare per Latour di surrealtà della luce. Questa luce di cui Latour è maestro a volte approfondisce talmente tanto la definizione del modello vivente da andare certamente oltre la registrazione dell'esperienza sensibile, quindi avventurarsi in un mondo che all'improvviso diventa un mondo del tutto astratto. Nel corso della mostra si possono, per esempio, vedere altri dipinti come il dipinto finale, il San Giovanni Battista di Vic Sur Seille, in cui l'artista ha davvero soppresso qualsiasi elemento esornativo, addirittura la sua tavolozza, perché è un dipinto quasi monocromo, è un dipinto che ci presenta il santo in una forma quasi geometrica, un dipinto che davvero dovete vedere da vicino perché è praticamente irriproducibile. Devi guardare, stare lì.
questo è un quadro meraviglioso.